Buonasera, ben ritrovati in un mio nuovo video. Buon inizio di settimana, oggi siamo a lunedì 4 novembre. Scusate se negli ultimi video mi avete visto sempre con lo stesso abbigliamento. È capitato che mi sono lavata la camicia e me la sono rimessa in questi giorni. Allora, approfitto che sto cucinando la cena a mio marito che è su. Va bene, verdura, per fare i restanti finiti del mese di ottobre, tra cibi e cose di beauty, bagno doccia e altro, così li tolgo di mezzo. Allora, ho finito come nuovo prodotto che ho utilizzato nello scorso mese, questo bagno doccia della Yves Rocher della fragranza profumazione lavandina e blackberry. Sarebbe lavanda e poi more, credo dal disegno raffigurato, credo che siano le more, ora non sono molto informata, ma credo sia questo. E ne avevo sentito parlare bene, infatti confermo una profumazione delicata, ma una detersione formidabile, veramente un ottimo prodotto come tutti quelli che finora ho usato, bagno doccia di Brochet, veramente un ottimo prodotto. Sempre sono 400 ml sul 3,39. Poi ho finito proprio questa mattina una confezione di bevanda alla soia e alla vaniglia, questa della Fior di Natura del marchio Eurofin, che mi piace tantissimo, molto, è 1 litro e mi è durata qualche 3 giorni perché non la bevo naturalmente tutta in una volta. Molto buona. Questa è senza, diciamo, vegana. E senza, diciamo, senza lattosio, è molto buona veramente come prodotto. Poi ho finito una confezioncina mezza di maschera per il viso della Geomar, questa qua, l'Ambra Oceanica per anti-age, molto buona, è quella crema che si tiene 5 minuti, ma io la tengo un po' di più, veramente mi trovo molto bene. Anche se devo dire la verità, questa volta l'ho tenuta un po' di più e quasi quasi mi dava un po' di fastidio. Qui mi bruciava un poco qui, ma forse perché l'ho tenuta un po' di più. Comunque poi rende la pelle molto molto soffice. Era da un po' che non arrivavo a farmi le maschere. Poi ho finito una confezione di veline, Kleenex, e queste le utilizzo tantissimo, soprattutto quando mi devo soffiare il naso per l'allergia. Poi un prodotto cibario che è finito anche oggi sono stati i cornetti croissant del marchio La Strecce di Lidl. Questi qua, in particolare, sono, scusatemi, prudennato integrali. Sono molto buoni, riscaldati però nel fornetto. Però forse quelli di Eurofind sono più grandi, questi sono più piccoli, mi sembra, forse mi sbaglio, comunque non sono male. Poi io ci metto la marmellata, quella senza grassi, con pochi zuccheri, non lo so. Ora ce l'ho, quella di sempre di Lidl, alla fragola, è quella bio, buonissima, troppo buona. Mio marito invece ha finito la confezione di merendine del marchio Eurofini, simili pegolini, che lui piacciono sempre. Poi io proprio oggi ho finito l'ennesimo prodotto di Sea & Nature, l'anticellulite e l'olio. Infatti devo cominciare la confezione nuova. Inutile che mi dilunghi, mi trovo sempre bene con questo prodotto. Ve lo consiglio. Ieri ho finito questo prodotto per il bagno, il mio adorato Fmac Express Bagno che lascia una buonissima profumazione proprio di pulito e soprattutto igienizza bene i sanitari. Ora sto utilizzando, ho cominciato proprio adesso, lo sgrassatore, quello là di Windex, che è molto buono e delicato. Poi ho finito questo qua per mio marito, una confezione di spinaci surgelati del marchio De Coco, quelli in cubette sono ottimi e anche molto pratici. Poi sempre ho finito una confezione di brioscine tomarche con le integrali, che dire, sono veramente ottimi. Non so quante volte sto ripetendo questa stessa parola, ottimi, scusate, ce l'ho per vizio. Ho finito una confezione di
di pasta sfoglia, questo del marchio Lidl, che è molto buono, anche se mi sono accorta che un po' si rompe, quella di Eurofin è più resistente, però come gusto è buono. Ho finito una confezione di questi pancarré del marchio Deco, buonissimi, troppo troppo buoni. Ho finito un prodotto per la lavatrice, il Lenore, questo nella profumazione Gelsomino Scarlatto, una profumazione molto invernale ma molto incisiva. Buono. Ho finito un prodotto per il corpo della Avon Care, questa qua alla banana, veramente una coccola per la pelle. Ora nel prossimo ordine che deve arrivare ho preso l'altra fragranza, quella alla rosa, ma sempre di questo marchio Avon Care, che mi trovo molto bene. Spero di ritrovarmi anche bene con quella alla rosa. Poi ho finito per la lavatrice il prodotto tipico di Eurofin, famoso Dexalar senza di argan, che lascia una buonissima profumazione e per essere discount come prodotto è veramente buono, leva le macchie. Certo, non macchie difficilissime, perché io comunque metto sempre un misurino di Vanish, lo metto sempre, perché per il lavoro di mio marito lui si macchia sempre, 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 macchie difficili. Poi ho finito per il lavapiatti il Nielsen, che è, diciamo, più famoso e anche in buono marchio, veramente molto concentrato, una bellezza. Poi questi li ho finiti mio marito, le crostatine al cioccolato del marchio Decoglio, le avevo presi in offerta e gli sono piaciuti un sacco. Poi ho finito una confezione di dischetti struccanti, questi qua del marchio Europin, Cotton Sound, sono molto buoni. Quanti sono? Un pacco. Sono maxi. E sono pure antibatterici. Boh. Non lo so se sono 50 o 60, comunque giù di lì. Un'altra confezioncina di cotonini, di questi dischetti struccanti, questi qua sono di sì, è natura, sì, e ne basta. E questi sono 70. L'unica pecca è che non danno le cuociture nei lati, perciò un po' si sfaldano, però sono belli perché sono grossi. Ho finito un prodotto di rivelazione, è stato che l'avevo preso in offerta da questo buono Rio Piatti con bicarbonato e con latte di mandorla. Qualcuna di voi, che una mia iscritta mi ha detto che è molto buona, aveva proprio la ragione. Mi sono impappinata, scusatemi. Non mi ricordo chi me l'ha detto, ma hai ragione al 100%. Mi sembrava latte di mandorla da bere. Oltre a pulire bene le stoviglie, veramente lasciava un ottimo odore nelle mani e soprattutto non gli seccava. Bello consiglio. Questo l'ho preso in offerta da quel sapone tempo fa. Pochissimi euro, forse 1 euro. O 99 centesimi, 90, addirittura forse 90 centesimi. Poi ho finito, e qua è rimasto un pochettino di Winness piatti, che è veramente delicato, avete ragione, i prodotti della Winness sono un'eccellenza. Poi mio marito ha finito le simili brioscine della Pandistella del marchio Dolciando, gli piacciono sempre, sono buonissime, dice lui, non le mangio. Un'altra bottiglia di ammorbidente Lenoro, questa è una buonissima profumazione, resta molto nelle lenzuola, in tutti i capi, veramente prolungata, una profumazione prolungata, questa azzurra. E ho finito anche un'altra confezione di veline per il naso, li consumo tantissimo, queste del marchio Eurofin, sono un pochettino più... Non sono molto, come dire, ecco, non mi viene la parola e termine. Non sono molto fesse, sono un pochettino troppo sottile. Peccato per questo. L'ultimo prodotto è il mio amato tonico, questo qua del marchio Douglas, che purtroppo non ho ricomprato perché mi trovavo in farmacia e ne ho preso un altro che mi trovavo lì, però poi vi saprò dire, ma non è come questo.
questo Douglas, questo qua, ve lo consiglio se avete un negozio vicino, veramente provatelo, a parte che una bella confezione di 400 ml, dura un sacco e poi rinfresca benissimo la pelle e non, a me non mi ha fatto nessuna allergia. Niente, a quanti minuti sono arrivata? Già 10 minuti. Beh, i prodotti sono finiti. Vi ringrazio di aver visto il video, vi ringrazio della vostra pazienza e grazie sempre perché ci sono sempre nuovi iscritti e persone dolcissime che commentano. Ci rivediamo alla prossima, ciao!